Io sono molto molto orgoglioso, io e la mia amministrazione, quest'oggi di presentare la nuova governance del museo. C'è la presenza del professor Luciano D'Amico che ci onora, ha voluto rivestire il ruolo di presidente, ma un direttivo di grande valore, di grandi competenze, soprattutto di grande passione per Castello e per la sua ceramica. Come sapete, io ho consegnato più volte alle vostre telecamere, come dire, progetti, iniziative per rilanciare. Sicuramente uno dei cardini su cui noi vogliamo costruire la ricostruzione di Castelli è il museo, quindi noi ci aspettiamo che, come dire, la convergenza di figure tecniche ma anche di politici che sappiano allocare le risorse possa permetterci di sviluppare tanti progetti importanti per il Museo delle Ceramiche e per Castello. Incarico di grande prestigio, ringrazio moltissimo il Comune, un grande prestigio per l'incarico in sé e anche per l'autorevolezza dei colleghi con cui si lavorerà insieme, per far sì che questa, che è una delle poche eccellenze espresse dal nostro territorio, una delle poche volte in cui il nostro territorio è riuscito a creare un'interpretazione assai originale, un'interpretazione artistica assai originale, possa essere assunta un po' anche come modello per restituire al nostro territorio la capacità di progettare il proprio futuro. Credo che lavorare in questa direzione possa essere utile non solo per l'istituzione, ma per il ruolo che questa istituzione potrà svolgere nell'intero sistema economico e culturale della nostra regione. Una strategia che deve in qualche modo rendere coerente i programmi del museo con il XXI secolo. E quindi una strategia non solo di conservazione, tutela e valorizzazione, ma una strategia che renda viva la capacità che il museo potrà esprimere per far sì che si ripristini, lo dicevo prima, la capacità di progettare il nostro futuro.